Provate voi a essere donne, con il coltello alla gola, le gambe aperte e la pistola puntata alla tempia. Provate voi a essere donne. La costola di Adamo, la polvere di stelle, gli assorbenti con le ali senza vento in caduta libera. Provate voi. L'8 marzo abbiamo inaugurato questo spazio installando qua una panchina rossa e ricordando a tutto il mondo, ricordando ai cittadini mantovani, ricordando a chi frequenta questo luogo incantevole che è costituito dai giardini di Viale Piave, che noi dobbiamo combattere la violenza contro le donne e che questa violenza si può combattere partendo da noi stessi. Devo farlo per te, Giovanna, che lavori 8 ore al giorno come Giovanni, ma per una semplice vocale hai lo stipendio più basso. Poi per te, Claudia, che hai giurato e spergiurato e firmato di non rimanere mai incinta, se no col cavolo che t'assumevano in fabbrica, e quando invece sei rimasta incinta hai dovuto abortire, se no col cavolo che ti tenevano. Per te, Tamara, venduta, comprata e rivenduta a immacolati padri di famiglia che, dopo averti usata, tornano a casa e danno un'affettuosa carezza ai loro bambini. Abbiamo aderito con passione a questa iniziativa della panchina rossa del Rotary perché siamo vicini alle istituzioni e perché facciamo anche teatro civile, e oggi più che mai è necessario far sentire la nostra voce, fare rumore, una piccola goccia nel mare che comunque può servire, e presenteremo alcuni brani relativi appunto alle discriminazioni, alla violenza, al femminicidio, per provare a dire basta a questa mattanza, perché veramente non se ne può più. La Campogalliani oggi fa tanto rumore proprio perché questa strage, questa mattanza finisca, e quindi ci siamo, e guardatela questa panchina e pensate effettivamente a cosa sta succedendo in Italia e nel mondo contro le donne. Ho avuto superiori donne, insegnanti donne, professoresse di università donne, e non sono mai stato molestato, mai, neanche una pacca sul culo, neanche una palpatina, perché sono uomo. Non sono considerato accondiscendente, perché essere in una posizione subalterna non vuol dire dover accettare anche le molestie. Ho lasciato molte compagne, non sono mai stato sfregiato e sono ancora vivo. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa davvero pregevole, perché questa panchina rossa non rimane un simbolo da solo abbandonato, ma vive, è stata donata l'8 di marzo, e io auspico che ci siano ulteriori iniziative come questa per tenere vivo i riflettori sul tema e anche su questa panchina. Il padre di Mohammed, ai funerali del figlio giustiziato dal regime, mi ha detto che un tempo, quando si parlava di qualcuno dotato di coraggio, si diceva è molto virile, ma adesso, se un uomo vuole essere un uomo, deve prendere esempio da una donna. Adesso bisogna essere femminili per essere veri uomini. Donna, vita, libertà! Questa è una delle tante iniziative della rassegna culturale che come Comune di Mantova abbiamo promosso. Un appuntamento alla panchina rossa inaugurata lo scorso anno, quindi nei giardini di Viale Piave, grazie a Rotary e alla Campogalliani, siamo oggi qui per celebrare questa giornata, 25 novembre, una data simbolo, così come un simbolo la panchina, ma che serve per fermarsi, riflettere e condividere alcuni spunti di riflessione che possono permettere un cambiamento culturale, quello che serve per sconfiggere la violenza di genere. Non cercate di consolarla quando tutto crolla attorno a lei, no? Basta soltanto che vi sediate accanto a lei e che aspettiate che il suo cuore plachi il battito, che il mondo torni tranquillo a girare, e allora vedrete che sarà lei la prima ad allungarvi una mano verso quel cielo immenso a cui appartiene la sua anima e dal quale voi non la strapperete mai. Per questo in piedi, signori, davanti a una donna.